Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Hai ragione. Mi vuoi sposare? Veramente non saprei. Dopo il successo di Vita, Cuore e Battito tornano al cinema Le Artetica, Monica e Enzo in Finalmente Sposi, il film prodotto dalla Tunnel Produzioni di Nando Mormone insieme alla Bronx Film, scritto da Nando Mormone e Ciro Ceruti, tra i protagonisti lo stesso Ciro Ceruti ma anche Mino Abbacuccio, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone e Paolo Caiazzo. Questa sera la presentazione al MED, sarà presente anche il regista Lello Arena. Enzo vuole fare una cosa non pomposa. Paolo Caiazzo, Un anno strepitoso, il debutto a teatro con Scusate il caffè mi rende nervoso 2, il teatro Scilea che ti vede comunque tra i protagonisti perché fai parte della scuderia di Made in Sud e della famiglia Tunnel, questo film che ti vede protagonista con questo cameo di cui però tutti stanno già parlando. Faccio il parroco, quindi oramai mi sto dilettando anche a fare diverse cose, faccio il prete. La prima volta che mi sono rivista veramente sembrava più Pietro Savastano che faceva il padre, invece poi non sono io, sono quello là, Paolo Caiazzo, che in genere fa capa capa non è buono, invece stavolta invece la capa è buona perché fa il parroco che sposerà Yuppie e Monica in Finalmente Sposi. Un saluto a Movida Television, perché la capa mi non è buona, ma pure la vostra più o meno. Dolibò, però io con voi ho fatto il battesimo, la comunione, la cresima, mi sono cliente! Ragazzi, siete pronti per il debutto a teatro dall'8 marzo al Teatro Scilea, questa sera però per gli amici, gli Artetica che debuttano appunto al cinema. Assolutamente sì, facciamo un grosso in bocca al lupo ai nostri amici gli Artetica, insomma Enzo e Monica, perché veramente... Il titolo che la dice tutta, Finalmente Spielberg. Finalmente Sposi? Sposi. Ci auguriamo di lavorare presto con Spielberg. E c'è il regista noto, regista Ciro Ceruti, che è stato attanto a così, non sai che cosa è successo, però... È venuto nell'arena. È venuto nell'arena. Comunque, in bocca al lupo, ragazzi. Ma sicuramente faranno successo. Sicuro. Vai, sì. Ma vi siete fatti due conti? 850 euro mensili. 6.000 euro. 20.000 euro. Dobbiamo togliere qualcosa. E che vuoi togliere? Il matrimonio. Maria Mazza, sempre vicina alla famiglia Tunnel, questa sera siamo venuti a fare l'in bocca al lupo a vedere insieme a noi il film Finalmente Sposi. Sì, sono molto molto curiosa, io sono sempre al fianco, insomma, di Nando Mormone, che veramente fa delle cose bellissime per la nostra città. Il primo film mi è molto piaciuto, questo sicuramente mi piacerà molto di più. In bocca al lupo. 100 euro, neanche i soldi delle mance dei camerini. Che quant'è? 200 euro. Sei di loro 200 euro. Noi non è che siamo proprio in viaggio di nozze. Siamo a Vosbello, Germania. Doppio impegno per te in questo film, come sceneggiatore insieme a Nando Mormone, ma anche interprete. Sì, sempre di più. Nando mi ha dato questa possibilità e ne sono fiero, anche perché lavorando con i ragazzi, che sono due ragazzi eccezionali, Enzo e Monica, abbiamo iniziato questo percorso 4 anni fa, sostenendoli a livello autorale per Made in Sud, e così poi si è esteso anche al cinema e al teatro. Questa cosa ne sono orgoglioso. Dove è stato cucino? 5 minuti arriva. Tu sei la sposina. È logico, che posso mai essere? Che siamo qua da 5-6 ore, aspettate come due nuovi sfortunati. Ma che è? Complimenti per la scelta. È un bijou. Siamo qui alla prima di Finalmente Sposi, la nostra domanda è: a rosto buffet stiamo cercando. Ecco, è una buona idea, dov'è il buffet? Ma quanto vi siete divertiti in questo film? Anche Maria ci sei. No, tu non ci sei proprio. No, io non ci niente, sto. Ma è anche un po'. No, ma è come se ci fossi, perché ogni volta che c'è qualcuno di meno in sud è come se ci stessi pure con lo spirito, capito? Quindi invece Mino c'è. Io ci sono, però in realtà è una posa, però devo dire la verità, sono andato tutti i giorni su set proprio perché amo vedere questi ragazzi lavorare, soprattutto c'era il maestro
maestro Lello Arena. È un film per divertirsi ancora una volta, bravi gli Artetica a continuare nell'idea di fare cinema. Assolutamente, e quindi si cresce, è un prodotto sicuramente superiore rispetto al precedente, si vedono dei grossi miglioramenti, quindi è il primo, dicevamo, è il primo, vediamo come va, è andato bene, è andato forte. Il secondo è sicuramente un livello superiore e andrà fortissimo. Il tempo di pagare i debiti che abbiamo a Napoli e ce ne torniamo. Ho fatto il test, sono feconda. E prima chi è arrivato? Solo tu le puoi dire queste cose. Monica è feconda. E chi è prima? Ui, ui, non sono solo io, siamo due cretini. Io a Napoli ci voglio tornare in prima classe. Finalmente sposi, è una bella situazione particolare con questi due personaggini. Due personaggioni, sono due talenti, niente, sono due cavalli di razza, due comici di grande valore, di grande talento, quindi come dire, si fa poca fatica, bisogna solamente entrare nella loro poetica, nel loro modo di vedere la comicità e le cose, e poi stando insieme si può scambiare un po' di esperienza con questa grande bellezza, con questa gioventù, con questo talento che hanno, e quindi nello scambio ci guadagniamo tutti quanti. Raccontaci un po' il film. Ma il film, come dire, più che raccontato va visto, comunque la storia di loro due che si apprestano a celebrare un matrimonio faraonico che li riempirà di debiti e saranno costretti, visto anche che in concomitanza perdono il lavoro, a scappare in una cittadina tedesca che si chiama Wolfsburg. Lì invece di fare, come dire, come avrebbero fatto chiunque, di abbattersi, invece trovano la forza di reagire e con la loro fantasia si inventano qualcosa che poi gli consentirà anche di tornare in Italia. Ma questa è la trama, in realtà sono un'ora e mezza di grande divertimento e anche di temi molto interessanti, la maternità, l'integrazione, stare con altri dialetti, con altre culture, insomma c'è tutto quello che può far sì che sia un film adatto alle famiglie e soprattutto a chi ha voglia di farsi un'ora e mezza di risate. Diciamo. Lui è il nostro amico, è tunisino. La birra. Non lo so se c'hanno una birra. La birra. Ancora? Ma che camminiamo con le birre nella tasca? La birra o no, ma giù, ma t'ha posto. Ma tunisino la tua forcella. Ma perché care? Che bello, Nino D'Angelo qui a voi con la prima, una bellissima sorpresa. Io credo che sia una cosa emozionante anche per voi. Un grande artista per festeggiare questo super matrimonio. Vi siete sposati allora? Ci siamo sposati, sì, siamo circondati da grandi artisti. Non si capita ancora che ci facciamo noi qua. Nino come ospite, Lello come regista. È una bellissima serata, siamo contenti. Nino, è bello che i giovani cominciano ad approcciarsi a quella che è la nostra cultura, quella del divertimento, quella del teatro, quella della passione, perché poi loro vengono dal teatro, voglio dire, dalla comicità. No, è bello vedere due napoletani di oggi che fanno strada e che portano il nome di Napoli in tutte le parti. Loro sono giovani, ma gli chiesi se vuoi comprare i fazzoletti, però si immaginano, lo fanno contratto. Per cui sono molto contento per loro, per il mio amico Nando Mormone, e spero che, speriamo che fanno un grande successo, che loro sono forti, piacciono ai giovani. Io non so che si dice in questo caso. Lello Arena anche come regista, Lello Arena come regista, insomma anche un altro nome di quelli importanti. Raccontaci un po' quello che è successo in questo film intanto. Il film racconta di due giovani sposi che hanno il desiderio di sposarsi, lo fanno in grande stile, ovviamente spendendo dei soldi, però purtroppo poco prima perdono il lavoro, quindi sono costretti ad emigrare e andare in Germania e là succede un po' di tutto. Lello Arena di nuovo, allora Lello, ecco. Ma Nino D'Angelo, i ragazzi, insomma, io penso che questo può essere una sorta di testimone, no? Che voi date anche ai giovani. No, non passate, però lo fate insieme. No, ognuno ha la sua anima, ognuno ha la sua arte, ognuno ha il suo progetto d'arte, ce ne sono già tre presenti e non so male, ma nessuno deve passare niente a nessuno. Ognuno se ne deve inventare uno nuovo, non è che uno passa un testimone, sarà da mandare. Sì,
le fatti nervosi. Un altro successo nel segno della Tunnel Produzioni, arriviamo al secondo film, la seconda pellicola dopo il successo di Vita Cuore Battito degli Arteteca sul grande schermo con la regia di Lello Arena. Sì, è una cosa che ci riempie di gioia perché come sapete è un momento bello per noi napoletani, perché quando le cose si fanno a Napoli, vivono a Napoli e hanno anche una vita fuori da Napoli positiva, è una cosa che mi rende molto felice, quindi questa è un'occasione di stare insieme agli amici, perché Lello Arena e i ragazzi con Ciro siamo una famiglia quando lavoriamo e quindi ci divertiamo prima noi, speriamo di far divertire il pubblico naturalmente anche questa volta, perché il nostro compito è far passare al pubblico un'ora e mezza di divertimento. È una scommessa che tu stai già vincendo, adesso abbiamo visto Lello Arena, Nino D'Angelo che vi è venuto a trovare, i ragazzi di Medizud che stanno facendo cose eccezionali. Nando, possiamo dire che la scommessa non solo già la stai vincendo ma la continui a vincere? No, vabbè, ma Medizud ormai quest'anno fa 10 anni, sono da poi 2018, sono 10 anni Medizud, quindi è una roba lunga che va avanti da molto tempo e noi speriamo che possa diventare la normalità delle cose, avere a Napoli per i ragazzi delle occasioni per poter fare questo spettacolo e poter fare per tanti giovani dei piccoli riferimenti positivi dopo quello che assistiamo tutti i giorni, credo che sia importante. Non solo il calcio Napoli è un grande esempio per questa cosa, ma credo che la comicità possa rappresentare con i ragazzi che possono portare il loro esempio di sogno qua per gli altri, può essere un grande riferimento. Allora, un abbraccio a Movida Television. Tutti al cinema, battiti, mi raccomando, finalmente Sposi, vi aspettiamo. Movida Television, musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television, il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.